Salve a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Il video di oggi sarà il video del What's in my work bag, quindi la borsetta, borsa in realtà, che porto quando vado al lavoro. Ve l'avevo richiesto se lo volevate vedere questo video nell'ultimo video What's in my bag e in diversi mi avete detto di sì, anche su Instagram, e anche perché appunto ci sono cose non troppo diverse in realtà da quello che porto via normalmente, però un velo più specifiche. Come borsa da lavoro ultimamente sto utilizzando questa, che è una borsa in realtà mega, cioè non semplice di più, l'ho presa se non sbaglio intorno tipo ai 10 euro su Shein. Se la trovo, se trovo di nuovo l'articolo ve la linko giù nel box informazioni. Comunque la borsa è fatta così, quindi è una normalissima borsa a spalla e non ha chiusure particolari, ha un bottone centrale così, quindi è molto molto libera così, insomma non è che abbia cinture, cinturini, scusate, cose particolari. È molto molto spaziosa. E qui in realtà, se anche la riempite tanto, risulta dritta qui sui lati, ma in realtà io non riempendola tantissimo, vedete che può anche risultare un po' più squadrata. Non sono in grado di farvelo vedere, evidentemente, ma può risultare anche tipo un po' più a sacchetto così, mentre quando la uso io risulta abbastanza. Non so cosa sto dicendo. Si vede che non me ne intendo di borse. All'interno di questa borsa andiamo abbastanza a caso perché tanto è nera, quindi non vedo neanche cosa sto prendendo. Prima cosa un pacchetto di fazzoletti. Adesso che è estate non mi servono quasi mai, però lo tengo sempre, magari se non servono a me servono a qualcun altro. Il mio portafoglio, Label Rose, questo è quello che sto usando praticamente tipo da 6-7 mesi, lo adoro. Non so in realtà se sia ancora disponibile. Perché so che forse ultimamente l'hanno tolto dal commercio, però fanno sempre cose simili. Dopo ho una penna, le chiavi di macchina e casa, e in più ho questo piccolo cosetto che è Draco Malfoy, fa morire da ridere, eccolo qua, che era di quei giochini che si trovano adesso di Harry Potter dentro ai Kinder Joy, mi pare che si chiamino così, allora io ho trovato Draco ed era super carino. Dopo ho un burro cacao, questo è di Burt's Bees, quello ultra conditioning, non so, è quello normale senza particolari profumi, mi piace tanto perché è bello morbido. Un gel igienizzante mani, questo è di Milano Fragranze, ce l'avevano omaggiato ad Exans e il profumo di questo qui è veramente veramente buonissimo. Non mi ricordo se il profumo di questo è il profumo di Piazza Affari, uno dei loro profumi. Se non sbaglio sì, ha veramente un odore strabuono. E molto molto intenso, infatti non ho mai sentito un gel igienizzante che avesse un odore così forte. Questo veramente poi vi rimane addosso, anche se lo mettete solo sulle mani, che sembra che vi siate appena spruzzati un profumo. È un odore molto agrumato, aromatico, penso che di sicuro abbia degli agrumi, probabilmente tipo del ginepro, del cipresso, qualcosa del genere. È un profumo unisex tendendo un po' al maschile, ricorda un po' lo stile Aventus di Creed. Un mega giga pacchetto di come masticare. Ho ovviamente il telefono. Dopo ho questa bustina che in realtà mi ero dimenticata di dirvi che questa bustina arrivava direttamente in omaggio dentro a questa borsa e è veramente super comoda perché qui dentro metto tutte quelle cose che magari non mi servono così spesso e che non voglio che stiano tutte quante in giro per la borsa, quindi cose a caso. Vi faccio vedere ovviamente cosa c'è all'interno perché ho veramente un sacco di cose abbastanza random. Ovviamente un pacchetto di salviettine umidificate, tornano sempre utili. Vari assorbenti, salva sleep, non si sa mai. Medicinali vari per il mal di testa. Una lima per le unghie. Cuffiette, anche se non mi servono mai, le porto via per sicurezza. Cerottini per le vesciche. Cerottini normali. Le mie amate salviettine assorbisebo, queste sono quelle della Kiko. Pastigliette per il mal di pancia. Deodorante. Spina e teoricamente cavo per ricaricare il telefono, ma il cavo l'ho lasciato in ufficio. Poi ho questa crema corpo mini cicciola, in realtà non mi è ancora capitato di usarla perché l'ho presa da poco, l'ho acquistata da Balea, ma l'ho presa soprattutto perché c'era un panda rosso e cioè bellissimo e non l'ho ancora usata praticamente, ma anche perché oltretutto è, essendo che è così sottile, è anche difficilissima da aprire, quindi mi sa che quando anche mi servirà non riuscirò probabilmente neanche ad. Ah, ok, sono riuscita ad aprirlo. Comunque è una normalissima crema corpo se mi dovesse servire, ma in realtà poi non le uso mai. Altre salviettine umidificate, queste in realtà sono quelle della Japan House, che quando vado a mangiare sushi rubo sempre le salviettine. Un profumo roll-on, questo è Lotus Pear di The Seventh Virtues. Mi piace tantissimo questo profumo, è bello, femminile, fruttato, succoso e fiorito. Super buono. E poi essendo roll-on è comodo perché non devo stare lì a fare magari casino a spruzzarmi. Un altro profumo perché non si è mai troppo sicuri, questo è Eau de Sens di Diptyque. Lo adoro, mi piace un sacco. Ho anche la full size, però mi piace sempre tenermi la mini taglia per rinfrescarmi durante il giorno. Nel mentre, se sentite rumori di sottofondo, cerco sempre di pulire l'audio più che posso, però ho
ho le finestre aperte perché si sta morendo di caldo e i giardinieri ovviamente nella casa a fianco che stanno giustamente alle 2 di pomeriggio tagliando l'erba. Comunque tornando a noi, ultimo prodotto che è dentro quella bustina lì un po' per le emergenze è questo trapeo, che in realtà penso di essere l'ultima all'universo a scoprire, perché io ho due bestie, sapete, le amo e le adoro, un gatto e un cane, ormai li conoscete, soprattutto se mi seguite su Instagram vi pubblico sempre qualcosa di loro, che però purtroppo tra virgolette hanno entrambi il pelo chiaro e io purtroppo tra virgolette vesto spesso e volentieri di nero e le due cose non vanno sempre molto d'accordo, e quindi io di solito mi andavo a comprare i rullini, quelli appiccicosi per togliere il pelo, perché veramente mi trovo pelo dappertutto, anche dentro la bocca. Perché io ovviamente non voglio andare in giro con il rullo normale, che è grande, in più ha anche il manico e oltretutto è appiccicoso, quindi non è che posso metterlo in borsa e farlo appiccicare a tutto. E qualche tempo fa al supermercato, a fianco a quelli, ho visto questo, cioè praticamente la versione fatta per borsetta. E io veramente non so se sono l'ultima persona al mondo a saperlo, ma nel caso se è una novità anche per voi, prego. Comunque è appunto un rullino che si apre, aspetta che adesso magari lo spacco anche per riuscire ad aprirlo, no ok, si apre così, perdonate che ovviamente adesso è pieno di pelucchi, fa un po' schifo, comunque si apre così e voi lo andate a usare normalmente e dopo vabbè togliete l'ultima striscetta e dopo lo richiudete. Quindi è geniale, cioè letteralmente perché così non si appiccica a nessuna parte e io, cioè non so, la mia vita è cambiata. Procediamo con degli occhiali da vista, purtroppo in questa bustina che è terrificante, ce l'ho penso da 22 anni probabilmente, però è l'unica che ancora non ho perso, quindi continuo a usarla. Un ventaglio, in realtà lì c'è l'aria condizionata, però dato che adesso ancora non l'abbiamo accesa e magari passo delle giornate in cui c'è molta umidità, me lo porto comunque via per sicurezza. Delle caramelline balsamiche, un paio di liquirizie tipo le Morositas, un elastico per capelli, due bustine di tè super random, oltretutto distrutte perché questa si è anche aperta, infatti mi sa che dovrò buttarle via, cioè no, questa è ancora chiusa, la posso usare, ma questa si è anche aperta perché qualche tempo fa, non so perché, stavo parlando con questa mia amica di quanto adoriamo il tè alla menta e lei mi ha imbucato dentro la borsa due bustine di tè alla menta della Twinings menta e lime, e allora non so perché da allora non le ho più tirate via, anzi adesso meglio che me le tengo da parte perché sennò rimarranno qui altri 18 anni e non so perché me le ha imbucate in borsa, quindi sono ancora qua. Infine, ultimo prodotto, un altro balsamo labbra, questo è di Glossier, il mintbalm.com, e è un balsamo labbra molto buono alla menta, quindi anche super rinfrescante adesso per l'estate. Bene, queste erano tutte le cose che c'erano all'interno della mia borsa da lavoro, fatemi sapere quali sono i vostri must have da portarvi via. Io fortunatamente, essendo che torno durante la pausa pranzo a casa, non devo portarmi via cose particolari, non devo portarmi via il pranzo, ricambi, cose, quindi insomma la mia borsa è abbastanza tranquilla. Però immagino che se state via invece dalla mattina alla sera ovviamente dovete portarvi via più cose. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata, ciao ciao!